puoi mancare al Carnevale dei Ragazzi a Pesaro, organizzato dall'Arcidiocesi con la collaborazione del Comune di Pesaro Parcheggi. Assolutamente non potevamo mancare, e infatti non manchiamo, ci siamo, siamo qua per questa sfilata, la sfilata dei carri, ma soprattutto delle installazioni, delle allegorie, come le chiamano. Sono 9 le parrocchie che sono presenti quest'oggi, più altre allegorie che hanno chiesto di partecipare, come hanno fatto anche altri anni, perché oggi deve essere veramente un momento di festa, di allegria per i bambini e per le loro famiglie. Il Carnevale viene come dire, pensato, creato già da ottobre, novembre, e quindi tutte le parrocchie si mettono in movimento cercando di coinvolgere i ragazzi, le famiglie, e c'è un grandissimo lavoro, prima per pensare ovviamente al tema e poi ovviamente per lavorare, perché sapete che la carta pesta, come la gomma piuma, come qualunque altro vestito, ha bisogno di manualità, e quindi c'è una ricerca continua anche nelle parrocchie per tramandare chi sa fare la propria capacità, e quindi questo fa sempre fare più gruppo e più comunità. Ed è il motivo per cui questo Carnevale nasce dalla diocesi di Pesaro, con la volontà di far mantenere gruppo e comunità nelle parrocchie. Sono 67 volte che siamo qui, ragazzi, e speriamo che ci siano altre 67. Tutti insieme come sempre per la festa del Carnevale, 67esima edizione, anche quest'anno 11 allegorie. Cos'è sta storia che sei andato a fare, nominato il sindaco di Fano? Come il sindaco di Fano? Mi hanno chiamato, avevano bisogno di cultura, quest'anno Pesaro 2024 città della cultura, e Fano ha detto portiamo un po' di cultura anche a Fano. In più hanno detto il tema del Carnevale di Fano era il disturbo, quale maggiore disturbo per Fano avere un sindaco pesarese, e quindi sono stato là al Giovedì Grasso e mi hanno dato, ho sbagliato, la fascia di sindaco di Fano da giovedì a martedì grasso. L'articolo 15 bis dello statuto del comune dice che per quella settimana il sindaco ufficiale lascia perdere tutte le sue funzioni, e uno del Carnevale quest'anno è toccato a me, Rabaken. Vediamo domani che andiamo in consiglio comunale, ci saranno grandi sorprese, perché la Cagnera, che come potete sentire non dice mezza parola di dialetto, perché la mia povera mamma diceva se uno il dialetto non lo sa non lo deve usare. Allora io parlo in corretto italiano e dico Rabaken, e forse anche il Volon dovranno aver paura. La sfilata, l'arrivo in piazza, la premiazione sul palco che ha visto per il secondo anno la parrocchia di San Carlo aggiudicarsi il premio, ma tanti altri premi sono stati assegnati. Allora, tema che vince non si cambia, il tema era quello delle fiabe, da una fiaba all'altra, e da Biancaneve Eleonora è diventata la fata turchina, esatto. Brava. Sì, anche quest'anno un'altra fiaba, siamo stati contentissimi di essere qua e, con tanti bambini e di aver vinto un'altra volta, ma grazie alla collaborazione di tutti. Quindi facciamoci un applauso! Sì! Tanti bambini, vanno ringraziate le parrocchie perché fanno un lavoro straordinario durante l'anno, ovviamente dal punto di vista religioso, ma lo fanno anche dal punto di vista sociale. E questa festa è anche il lavoro che portano avanti, è la fine di un lavoro che portano avanti durante tutto l'anno con i ragazzi e con i bambini. Siamo molto contenti, è un anno speciale, non poteva essere che un carnevale speciale da questo bellissimo palco, e ritorneremo a riempire la piazza il 24 di febbraio perché inaugureremo la Biosfera della Vita, una sfera digitale di 5 metri d'altezza che rappresenterà il pianeta da salvare e al tempo stesso produrrà ogni giorno spettacoli audio luce. Quindi un arrivederci in Piazza del Popolo tra qualche giorno, tra qualche settimana. Intanto godiamoci questo carnevale e complimenti ai vincitori. Ti aspetto, ma non tutta la vita.